Mussolina mano a mano. Di Sant'Alessio si fa più vicino. Cerca Vincenzo ma lo cerca in vano. Da così dice se lo destino. Invece la guardia chi riguardo stavo dal locale Samanello chiamavo a da voci tremenne si fermavo ma la vista di Peppe s'attrio e che in dato momento ricordavo quando l'arresto di non dirvenivo Mussolino cedesse capitasti ora tu sconti quando mi arrestasti Chirico finiscine di dembrasti, perdona di mannau con frasi tisti, ma Peppe ci rispose, mi sputasti. Quando attaccato vitto mi vedesti, ora da te con gli uomo ballaci, come attaccasta mia siamo pace. Infatti d'attaccarlo fu capace all'onne mi condamperi di noce una corda ci passa un dallo torace e lo sentivo come a Cristo in croce. Dopo che calma lo voce le para e a sangue freddo ci sputa e ci spara. Questo era Peppino Mussolino, sanguinario e tremendo con i suoi nemici, ma non era capace di scippare manco un biro. Non era costretto di scippare qualche frutto dallo zucco dell'albero, ce lasciava le sorte in pagamento e lo suo nome scritto, lo governo ci manna a centenara. Carabinieri andate lo callura, ma Mussolino di chi osarpara. E scansa notte e giorno la cattura. Però se sta pazza onda dall'estato, aggravamente ne venne ammalato. E durante sto tempo procurato, dianzi la parpiglia lo bandito. L'amante so che c'era sempre al lato e la durava l'amore infinito. Rocco sopra di Ipola da Sosoro a Luca Pizzo so sempre c'è fuori. Per pagare saluti non c'è oro e a Mussolino non ci passa vero che stesse buono intese lo ristoro da ritornare forte battagliero. Una sera santo femmina da spromonte nome ingaroso ci venne di fronte. Faceva troppo scuro andate ponte e Peppe si sbaglia un dati momenti non sa per fare buone le seconde. E a domo ci sparavo decisamente con lo fucile e poi con la pistola credendo che era Raffaele Viola.
invece era Francesco Sinacropio Falegname di Santo Stefano, e fortunatamente coferivo e non ammazzavo, e Luca Russo era Andrea Zappalà, cugino di Mussolino, ma Peppe se ne pente e si sconsola, e dentro all'occhio lo chianto ci cala, della bocca ci manca la parola. Per l'azione che aveva fatto male, caro caro, succedissi Peppino, bagliaste come naste un assassino. Quando di Luca Ruto fu vicino, s'adduno chiave e tu mannau perdono, che poi si lombonio a tu meschino. Senza farina accorgere a nessuno, che lo porta in casa non compare, allo scopo di farlo medicare. Un certo agnellone si osava andare dalla caserma di Carabinieri, aveva il coraggio d'arrestare a Peppe Mussolino volentieri. Lo sappe lo brigante e si propone di darci una buona lezione. A Roccaforte incontra l'agnellone che con fucile all'incontro ci viene, ma mentre che sparare si dispone, Peppino lo stesarme e lo trattene, dicendo me redassimi d'ammazzo, ma se pazire figlie non lo faccio. Lo fucile si scocca di lo razzo, picchia la mira pi come ravvezzo, e dopo spara l'anghe di giopazzo. Cascianga tu cascau tutto d'un pezzo, per piccinissimo uomo sventurato, e su te tocca picchi t'ho andato. Poi Mussolino lassavo lo ferito e partivo per oggi conciati, sperando di risparmiare sangue dei carabinieri. Mentre Peppe correva a nautro lato, visti i carabinieri indaddosito, ma per non fare male che ha pensato, sto caramanga con lo passo ardito, e se ne trase dentro ad un commento, vestendosi da frate in da momento. Dopo ritorna con lo passo lento, e l'occhio in terra che pareva un santo, mentre diceva andalo sentimento, la rabbia ne arrivi passo d'accanto, e nessuno di voi che ha sospettati, la Mussolini è visto tutti frati. Arredo un muro cielo n'appostati, quattro carabinieri forti arditi, ma Mussolino co passa affrettati, ci passa accanto sotto a dei vestiti, che passano passano a che te leggi. Dio mi pescanza di malinnemici.